Benvenuti a tutti, siamo a 180 secondi tra sport e psicologia e oggi abbiamo con noi Massimiliano Di Liborio, psicologo dello sport, direttore del 23° congresso AIPS che si terrà dal 21 al 23 maggio. Massimiliano, a breve si terrà il congresso, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova modalità online? Bene, grazie dell'invito. Sicuramente, visto la situazione, insomma, si è posta la necessità di organizzare e di procedere verso un convegno che appunto fosse online. In termini organizzativi, i vettori che ci hanno mosso sono stati, a mio avviso, sostanzialmente due. Uno, quello di vivere proprio noi come associazione questo cambiamento come un'opportunità. E perché no, come un'opportunità nel quale metterci in gioco, sperimentare. E dall'altro siamo partiti dal presupposto che non sarebbe stato corretto e possibile pensare ad un convegno in presenza e trasportarlo online, ma lo sforzo, come dicevo prima, è stato proprio quello di pensare un contenuto, di pensare un convegno che nasce come online. E quindi abbiamo posto davvero molta attenzione a quello che può essere un'esperienza piacevole e affiancata naturalmente a dei contenuti di altissima qualità. Negli ultimi anni, a tuo avviso, si sono create delle nuove opportunità di lavoro per gli psicologi dello sport? Indubbiamente, sia nell'ambito della prestazione, che è un ambito un po' che ci appartiene anche per tradizione, a mio avviso anche altri ambiti che di solito sono meno abitati da noi psicologi dello sport iniziano a richiedere la nostra presenza, in alcuni casi anche in modo massiccio, e penso ad esempio allo sport giovanile. È un dato di fatto che diverse federazioni ci hanno introdotto proprio come figura professionale proprio sul territorio, a contatto con tecnici, ragazzi e genitori. C'è il piano della salute mentale negli atleti, un piano che in questo momento storico sicuramente è particolare, molto importante. C'è il piano della disabilità, un piano dove moltissimi colleghi lavorano e stanno facendo davvero bene. Ma ci sono anche il piano della prevenzione della salute, e quindi sì, credo che ci siano molti piani che stanno emergendo, come dicevo prima, piani dove prima abitavamo poco noi psicologi dello sport e oggi invece la richiesta sembra essere aumentata. Quali sono le difficoltà che incontriamo ancora quando scendiamo in campo? Sì, naturalmente, Marcella, devo dare per scontato che ci sia una formazione specifica in psicologia dello sport, anche se purtroppo non è sempre così. Lo sport è un mondo complesso e quindi c'è la necessità di avere una solida formazione. D'altro canto, a me piace pensarla un po' in termini di postura, no? Quasi un chi siamo e dove andiamo. Dicevo prima che il mondo dello sport è un mondo complesso, un mondo dove c'è un linguaggio specifico, che è il linguaggio dei tecnici e degli atleti, è un mondo che ha delle regole proprie, ma non solo in termini simbolici, pensiamo proprio che c'è una giustizia sportiva, ci sono dinamiche che a volte sono davvero molto potenti. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Trovate tutti i nostri contributi su Cube Radio e sui nostri social.